Noi riapriamo le linee allo 0266203529, ma c'è anche il nostro ospite. L'abbiamo già chiamato? C'è già? È lì? È in attesa? E allora lo salutiamo. Lo abbiamo qua, Paolo Becchi. Ciao Paolo! Ciao, ciao. Un forte abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Ne abbiamo bisogno e, come si dice, dobbiamo stare vicini, dobbiamo stare uniti in questo momento che sembra quasi un momento importante. Io non lo so se stiamo un po' pompando un po' troppo sta piattaforma Rousseau. Oggi La Verità scrive in prima pagina che gli iscritti 5 Stelle possono far saltare le trame di Conte. Paolo Becchi, tu che sei stato l'ideologo del Movimento 5 Stelle, credi anche tu che il risultato di questa piattaforma Rousseau potrebbe inficiare l'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Beh, l'ho scritto stamattina su Libero, e l'ultima, e lo potete vedere i miei video da tutte le parti, c'è anche un video che è stato ripreso ora da Libero di BioBlu in cui faccio il mio ultimo appello. Effettivamente questo voto è importante, è un successo comunque di Casaleggio Figlio, perché in ogni caso è stata rispettata una regola fondamentale, quella di far decidere gli iscritti. Questa è una regola fondamentale e il quesito che è stato posto anche in modo trasparente, chiaro, perché compare proprio come io avevo richiesto ripetutamente, proprio l'accordo con il PD. È una cosa importante e la partecipazione è straordinaria, nel senso che iscritti al movimento ufficialmente adesso a questo nuovo movimento, perché ci sarebbe da dire tutta una storia sulle diverse trasformazioni del movimento, ma comunque lasciamo perdere ora. Iscritti a questo movimento sono più di 100.000 persone, cittadini italiani, e già più della metà, mi pare quasi 70.000 se non vado errato, hanno votato e possono votare fino alle 6. È un voto importante e c'è la speranza che proprio la rete possa ancora, la rete, sto parlando qui, insomma gli iscritti attraverso questo voto possano mettere in discussione proprio quell'inciuccio che si sta preparando in Parlamento. È molto difficile perché il Movimento 5 Stelle al momento è divisto tra Grillo, che ha tradito il suo movimento e mira ad un suicidio politico di massa, e quindi ha rinnegato, diciamo così, gli ideali del suo movimento, e chi ha cercato di opporsi, di resistere, se vogliamo, a questa deriva, che è stato Di Maio, e lo ha fatto come poteva. Ecco, quindi io non credo che sia giusto oggi criticare Di Maio per gli accordi che sta intrattando anche con il PD, perché lui fino all'ultimo ha cercato un'altra strada e fino all'ultimo ha lasciato poi in fondo la possibilità, con un quesito molto trasparente agli iscritti, la possibilità di decidere se andare avanti così o seppure bloccare tutto. Sarà difficile bloccare tutto, però ecco, io credo che in ogni caso il risultato di questo voto sarà divisivo, creerà una spaccatura nel movimento. Di solito queste votazioni online sono plebiscitarie, di solito, non sempre, ma di solito sono plebiscitarie. Nel caso precedente con la Lega, ricorderete, l'accordo fu plebiscitario, il 90% quasi degli iscritti votò per l'accordo. Ecco, non credo che oggi si avranno questi risultati e sarà diciamo quasi una lotta fino all'ultimo voto. Ecco perché secondo me è importante seguire con attenzione, come si sta facendo, e con tensione, se vogliamo anche dal punto di vista dei poteri forti, con preoccupazione, perché potrebbe effettivamente saltare tutto. E io intanto apro le linee allo 0266203529. Chi vuole parlare in diretta su RPL con Paolo Becchi lo può fare semplicemente chiamando questo numero 0266203529. Mi ero appuntato però già una prima domanda che ci faceva, o meglio che ti faceva, un ascoltatore che mi ha detto di chiederti:
Quale legittimazione legale avrebbe questa piattaforma Rousseau? Cioè, quanto siamo sicuri che i voti poi siano davvero quelli? Mi pare che qualcuno aveva già risposto, tipo la stessa del televoto di Ballando con le Stelle o qualcosa del genere. C'è pericolo che venga manovrato, manipolato, inficiato. Mi viene in mente anche il Festival di Sanremo, insomma, che il televoto degli italiani aveva detto una roba, ma poi c'erano in cinque in prima fila e hanno votato tutt'altra canzone. Paolo. Ma guarda, è chiaro che il voto elettronico in sé, cioè indipendentemente ora dalla piattaforma Rousseau, presenta quasi sempre dei rischi maggiori del voto cartaceo, questo è vero, però non è che questo riguardi il voto della piattaforma Rousseau, riguardava anche il voto elettronico che è stato fatto nella regione Lombardia, se vogliamo, per le maggiori autonomie. Anche lì si è trattato di un voto elettronico. Ora, che sia questo voto controllato da un'associazione, l'associazione Rousseau, che è titolata per poterlo fare con la presenza di un notaio, qui dipenderà ovviamente dal notaio, se il notaio sta seguendo la procedura dall'inizio, come la segue, eccetera. Però ecco, sono stati inseriti rispetto a qualche tempo fa dei ritocchi alla piattaforma Rousseau. Credo che oggi sia sicuramente abbia una sicurezza maggiore rispetto che il passato. Ma io vi devo dire la mia sincera verità, io sono stato vicino al movimento, alcuni mi appunto dicevano, mi avevano chiamato per un certo periodo ideologo, ma io allora avevo rapporti con Gian Roberto Casaleggio e mi ricordo che alcune votazioni erano proprio indecise, per esempio quella su Farage, no? Ma lui non ha proprio manipolato assolutamente niente, non vedo per quale ragione ora il figlio dovrebbe farlo, ecco, ho capito, è una possibilità la manipolazione del voto elettronico, ma ecco, io in coscienza e personalmente non credo che questo avverrà, credo che sarà una bella dimostrazione invece di democrazia, spero vivamente che coloro che hanno diritto di voto e insomma si rendano conto che questo non è un voto per vendicarsi nei confronti di Salvini, e questo è un voto che praticamente suggerisce la dissoluzione del movimento, che diventa fa parte di un governo di centro-sinistra in cui il centro è rappresentato dal... Abbiamo perso il nostro ospite, lo ribecchiamo al volo. Paolo Becchi, l'ex ideologo del Movimento 5 Stelle, e ci sta raccontando anche quello che può provare un iscritto ai 5 Stelle o comunque un simpatizzante, uno insomma che 5 Stelle li ha votati, in un momento del genere. Chiaro, la piattaforma Rousseau è l'ultima speranza, lo diciamo ridendoci a denti stretti, ma è anche l'ultima speranza per noi della Lega, nel senso che tu dici, ma sì, che ti frega, adesso te ne stai un po' all'opposizione, stai lì fermo, basta sparare su qualunque cosa si muova, certo, ma noi della Lega adesso abbiamo in mente un'altra cosa, noi vogliamo governare, e questa ridicolaggine di un partito democratico che torna al potere senza che nessuno lo abbia votato, veramente non può esistere. Abbiamo recuperato Becchi. Becchi, ci sei? Certamente. Ecco, stavi dicendo? No, non so che sia interrotta la comunicazione, però stavo dicendo che comunque questo voto è una prova di democrazia. Vero. Perché, di grande democrazia, perché... se votano così tanti, addirittura al momento sembrerebbe già più della metà degli iscritti, è un segno importante. Resta però, intanto poi passiamo anche la telefonata in attesa, resta anche il fattore morale, però lo hai fatto notare tu, lo stiamo trasmettendo anche noi, insomma Casaleggio padre lo aveva dichiarato ai tempi che se il Movimento 5 Stelle si fosse accordato col Partito Democratico lui avrebbe mollato tutto quanto, quindi questa è una frase capitale che tra poco ti farò commentare. Sentiamo intanto un nostro ascoltatore. Pronto?
Pronto, ciao. Ciao. Leggeva stamattina Cainarca che la Casaleggio Associati ha un utile di 5 milioni all'anno e se dovesse perdere queste elezioni, se i voti dovessero essere no, praticamente loro sarebbero sul lastrico, quindi non hanno nessun interesse che perdano queste elezioni. Cioè queste elezioni, no. che non arrivino al governo praticamente. Ciao. Grazie. 0266203529. Chi vuole entrare in diretta in questo momento con Paolo Becchi, intanto lo lasciamo rispondere. Posso intanto rispondere? Vai tranquillo. Ma bisogna anzitutto distinguere la Casaleggio Associati, anche se diciamo così possono essere contigue, nel senso che Casaleggio Associati c'è Davide Casaleggio e nell'associazione Rousseau c'è anche Casaleggio, però sono due cose diverse. Non è che stiamo parlando di profitti che andranno a questa azienda privata, no, questo non è vero. Cioè, i soldi del Movimento 5 Stelle che i parlamentari versano, li versano all'associazione Rousseau per cercare di mantenere il blog delle stelle, che è l'organo di diffusione del pensiero del Movimento 5 Stelle. È come se avessero, diciamo, c'erano i vecchi partiti che avevano il giornale di partito, l'Unità, il Popolo e via discorrendo, bene, loro hanno il blog delle stelle e tutte le attività vengono finanziate attraverso l'associazione Rousseau, che prende dei soldi regolarmente dai parlamentari. Se si dovesse andare a elezioni, e beh, forse ne prenderanno un po' di meno, ma li continuerebbero comunque a prendere, quindi non è assolutamente vero che sul lastrico. La Casaleggio Associati è una cosa, l'associazione Rousseau è un'altra, quindi non, insomma, bisogna stare un po' attenti a non confondere queste cose. E comunque ripeto, non è una questione di soldi, qui è una questione proprio di prendere una decisione politica. Se si dovesse andare alle elezioni anticipate oggi, in realtà per Di Maio sarebbe un successo, perché riuscirebbe a rilanciarsi lui, a dire finalmente sono veramente il premier e il capo politico di questo partito, che mi è stato in questi giorni scippato da Grillo. Quindi se vogliamo, no oggi significherebbe rilanciare il movimento, rilanciare Di Maio e mettere da parte definitivamente Grillo, che ha usurpato la sua posizione, perché lui in realtà era semplicemente al momento il garante, non il capo politico. Lui ha preso delle decisioni che aspettavano esclusivamente a Di Maio e lo ha condizionato e lo sta condizionando, come sta condizionando il voto ieri e in queste ore. Semmai lo scandalo è questo, non è Casaleggio lo scandalo vero di tutta questa questione semmai è proprio Grillo, che sta tradendo la sua creatura e rischia di portare all'estinzione. E sta tradendo anche Casaleggio padre, che aveva detto che sarebbe uscito dai 5 Stelle. Ma certamente questa cosa qua io l'ho divulgata, qualcuno mi ha detto, io l'avevo divulgata dicendo che l'aveva detto a me, e tutti mi hanno ripreso, ecco, tu parli di una cosa che ti ha detto un morto, non va bene. Ma non è vero, perché è vero che l'ha detta a me privatamente, ma l'ha detta anche pubblicamente. Se andate su Twitter vedete, io ho rimesso il suo video dove lui lo dice chiaramente, e lo dice in una intervista pubblica, non al sottoscritto. Quindi è chiaro che Casaleggio non avrebbe mai accettato oggi questo accordo, e se fosse avvenuto se ne sarebbe uscito dal movimento. C'è una chiamata allo 0266203529. Intanto è uscito il programma 5 Stelle PD e i mercati, che sai, sono sempre lì. Quando c'era il governo con Salvini, lo spread saliva, la borsa precipitava, i mercati già credono al governo, anche se il governo non c'è, e anche se questo programma 5 Stelle PD specificano è soltanto una bozza. Ragazzi, lo spread scende a 160, è pazzesco, credono a una cosa che ancora non c'è. Ma sentiamo l'ascoltatore. Pronto?
Buona Padania. Ciao. Conte da Brescia. Ciao. Allora, pensare male non si sbaglia mai, come diceva un saggio politico. Allora, due o tre scenari. Primo, ogni volta che qualche partito di sinistra fa la scissione, lo capiscono anche i coglioni, cioè non è altro che un giochetto, fanno finta di litigare per prendere i voti che gli scappano dalla, diciamo, dalla casa madre, tanto poi potenzialmente in un potenziale governo si riuniscono e fregano tutti. Ma io faccio questo ragionamento qui che nessuno ha mai fatto. Ci sono voci di corridoio abbastanza sensate che dicono che Renzi sta preparando, se tutto va avanti, di far cadere il governo a ottobre, così spiazza via i 5 Stelle, se li forza fa quel cavolo che vuole. Il mio pensiero è questo: chi vi dice che sia questa furbata di Grillo con i 5 Stelle, cioè che loro fanno questo governo dove sono tutti sputtanati, fanno loro cadere il governo come ha fatto Salvini, i 5 Stelle mantengono i voti e ne guadagna qualcuno, il PD viene letteralmente spazzato via. Buona Padania. Grazie, il bello dei nostri ascoltatori che non gli manca la fanta politica. C'è ancora una chiamata, poi ti lascio replicare, Becky. Sì. Pronto? Sì. Tocca a me. Ciao, sei tu. Buonasera. Ciao. È piacere anche di parlare con il professor Becky. Comunque, c'è una cosa che io mi chiedo, non da adesso, ovvero fin da quando è stato fatto cadere il governo Berlusconi, che poteva piacere o meno, però mi sa che in nessun paese europeo democratico, quando cade un governo, facciano una porcheria come è stata fatta fin dal 2011 in questo paese e cercano di rifare adesso. Mi sa che in qualunque altro paese europeo, persino nella piccolissima e poverissima Grecia, vanno a elezioni. È una cosa inconcepibile. Questa non è più democrazia, non so come chiamarla, ma non è più democrazia. E poi quello che mi stupisce maggiormente è che certi presidenti della Repubblica si prestino a simili, non so come chiamarle, cose orride. Grazie, grazie, grazie. E 4 minuti per la chiosa finale di Paolo Becchi, prego. Ma guarda, vorrei partire dall'ultima considerazione della signora, no? Per fare alcune distinzioni. Nel 2011 ha perfettamente ragione la signora, ma la soluzione fu estremamente sporca da parte di Napolitano, no? Un governo tecnico alla Monti con il sostegno di tutto, che ha distrutto l'Italia, ha cambiato la Costituzione, ha inserito l'obbligo di pareggio di bilancio, eccetera, 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 austerità e via discorrendo, con un governo tecnico. Questa volta Mattarella è stato più, se vogliamo, più fine nella sua argomentazione, perché non sta facendo un governo tecnico, non ci ha messo un nuovo Monti. Ci mette uno che farà la figura di Monti, cioè Conte, ma che in realtà è espressione della volontà di due partiti politici. E quindi la soluzione che lui ha trovato dal punto di vista formale è costituzionalmente corretta, mentre nel caso del 2011 si poteva parlare di un colpo di Stato, e io parlai di colpo di Stato, in questo caso non si può dire che sia avvenuto questo. L'unica cosa che si può rimproverare al Presidente della Repubblica è che il giudizio elettorale del 4 marzo dava una prevalenza del voto al centrodestra, no? Questo intero centrodestra non verrà più rappresentato nel governo, mentre invece con il governo giallo-verde noi avevamo da una parte il Movimento 5 Stelle, che era stata la prima nel 4 marzo, la prima forza politica da sola, e una parte di quello che era il vecchio centrodestra, cioè la Lega. In questo caso si poteva dire che l'Italia era rappresentata al nord con la Lega e al sud con il Movimento 5 Stelle. Con questo governo oggi non lo si potrà più dire, però ripeto, dal punto di vista formale è difficile contestare quello che il Presidente della Repubblica ha fatto. Rispetto alla domanda precedente su Renzi, certo, se dovesse, lasciamo perdere la fanta politica, però in ogni caso, se oggi passa il sì, è una vittoria
anzitutto di Renzi. Perché? Ma perché questo governo certamente è un governo Movimento 5 Stelle e PD, e nel PD attualmente guidato da Zingaretti, ma ti ci voglio far passare le cose di questo governo, che questo governo farà all'interno del Parlamento, è un Parlamento che in maggior parte è formato da persone, da parlamentari che sono di provenienza di area renziana. Quindi in qualche modo Renzi controllerà questo governo, e quando lui vorrà, questo è vero, l'ha detto precedentemente l'ascoltatore, e quando vorrà potrà tranquillamente staccare lui la spina. Ma questo non credo che creerà molti successi per il Movimento 5 Stelle, anzi potrà significare la sua totale distruzione, perché dopo un'esperienza come quella della Lega e dopo un'altra esperienza fallimentare con questo governo, non so come ne uscirà, se non con le ossa rotte, lo stesso Movimento 5 Stelle. Quindi un po' questo secondo me è anche lo scenario che si può delineare nei confronti della posizione di Renzi. Ma ripeto, la cosa importante è sperare, è l'ultima speranza, è anche la speranza è l'ultima a morire, come si usa dire, insomma, in questo voto che incredibilmente potrebbe rappresentare la sconfitta definitiva di Grillo e, se vogliamo, la risoluzione di Gian Roberto Casaleggio, che aveva fatto della sovranità della rete il suo ideale fondamentale della sua visione politica. Vero, 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 stiamo ricevendo un fracco di WhatsApp che dicono che Gian Roberto Casaleggio si starà rivoltando nella tomba, il figlio non ha gli stessi ideali e valori, e Grillo poi che fuori di testa, completamente venduto al potere. Un saluto al professore da Loredana, e noi naturalmente ringraziamo Paolo Becchi, lui c'è sempre quando lo chiamiamo, e la cosa che ci fa più piacere è che a volte sei tu che ci chiami. Paolo Becchi, buon lavoro, ci sentiamo nelle prossime ore incrociando le dita delle mani e anche quelle dei piedi.